libro, come vedete, del professor Mauro Bernini, De Bibliothecaris, che è un titolo abbastanza espressivo del contenuto, perché qui trovate molti profili di bibliotecari, un po' il racconto di una professione oggi un po' forse in crisi, ma che più che mai forse ha bisogno anche di riflettere su se stessa e anche sui protagonisti della professione. Vedete anche che qui non ci sono collaborazioni come in genere si fa con, che so io, l'università, ma è voluto perché l'istituto esce, e oggi posso dire esce, avendo visto i giornali, esce da un anno complicato in cui il suo malgrado si è ritrovato. L'istituto ha continuato a lavorare, a fare il proprio mestiere con una serietà che è consueta, ma diciamo, ci tenevo almeno che fosse proprio in prima battuta l'istituto, e quindi almeno per questa prima comprenderete la scelta. Ora, a presentare il libro di Mauro Guerrini abbiamo Paolo Tinti, che è più noto ovviamente bolognese perché insegna all'università nostra, della città di Bologna, e Alberto Salalelli, che è parmense, ma non per questo meno noto, e naturalmente io sono contento di averli qui perché il libro merita, anche al di là diciamo dell'evento di presentazione, una riflessione. Basti pensare, per esempio, che in quest'anno, che è l'anno europeo del patrimonio, i bibliotecari reggiani hanno pensato di proporre alla regione, quindi all'istituto, un momento di riflessione per volgersi proprio a ottobre, cioè in particolare tra il 7 e il 14 ottobre, cioè nella settimana che la regione ha individuato come settimana regionale della cultura all'interno di quella, una porzione all'interno dell'anno del patrimonio, dedicata alla identità della biblioteca pubblica. È una richiesta che parte dal basso, come si diceva un tempo, parte proprio dai colleghi, non tanto dall'assessore, parte dai colleghi delle biblioteche reggiane, e partendo da quel contesto, che non è diciamo uno dei contesti comunque più avanzati d'Italia per qualità dei servizi eccetera, ci dice insomma che la biblioteca pubblica e chi ci lavora sta attraversando un momento di sbandamento, quindi un momento che di fronte in parte alle trasformazioni anni sono in atto nella distribuzione delle informazioni, dell'accesso alla conoscenza eccetera, ma in parte derivano probabilmente anche dalle politiche pubbliche degli ultimi anni. Un momento di riflessione che noi accoglieremo, stiamo studiando naturalmente come organizzarlo, metteremo su un gruppo di lavoro eccetera. Però questo per dire che libri come questi, che costringono comunque a guardare alla tradizione che abbiamo alle spalle non solo nazionale, sono un momento importante comunque anche di fronte a queste esigenze. Detto questo,